Ciao da Mr. Gadget, novità importante oggi da Samsung, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus. Ci sono molte differenze tra i due telefoni, la principale è quella della dimensione del display. Facile vederlo, 6,3 pollici contro 6,8 pollici, ma non è l'unica differenza importante, perché da una parte c'è una batteria da 3500 mAh, dall'altra invece da 4300 mAh. E non solo, perché ruotando anche i telefoni è facile vedere un altro dettaglio: tre fotocamere esattamente con la stessa configurazione che si è trovata sul Galaxy S10, sul Note 10 normale, quattro fotocamere perché c'è anche il sensore Time of Flight per il Note 10 Plus. All'interno un processo a 7 nanometri, RAM da 8 a 12 GB, memoria interna da 256 o 512 GB. Solo nella versione Plus, quindi nel Note 10 Plus, c'è anche l'espansione di memoria che vi porta addirittura ad 1 TB di memoria aggiuntiva. Tre modelli dunque in arrivo: il Note 10, il Note 10 Plus e il Note 10 Plus 5G. I prezzi saranno di 979 €, 1129 € per il Note 10 Plus e 1229 € per il Note 10 Plus 5G. Diverse novità importanti anche sul fronte della fotocamera, in particolare il live focus anche per i video. E poi il pennino, che adesso la S Pen, per meglio dire, che adesso ha una batteria al suo interno da più di 300 mAh che garantisce carica per 10 ore. Bastano 6 minuti di ricarica per utilizzare la S Pen per oltre 10 ore. E poi la modalità DeX: basta collegare il cavo USB al proprio dispositivo per attivare la modalità che in pratica assimila all'uso del computer quello dello smartphone. Ci sono anche le gestures o Air Actions che sono introdotte dalla S Pen. Muovendo il vostro pennino vi potete muovere all'interno del menu della fotocamera, ma anche in altri menu all'interno del dispositivo. Ci sarà un SDK per S Pen nella sua nuova versione, proprio da oggi disponibile anche per terze parti per l'integrazione nelle applicazioni. E non basta, perché questo è un prodotto con un display fenomenale. Abbiamo detto Dynamic AMOLED con la certificazione HDR10+. Questo vuol dire una qualità delle immagini semplicemente superlative e soprattutto una riproduzione dei colori che sarà assolutamente al top. Insomma, sono tantissime le cose da conoscere. Ovviamente grazie alla S Pen c'è la possibilità di scrivere sullo schermo, di mandare i live messages, di fare dei ritagli del proprio display in modo molto semplice, e anche di scrivere in modo altrettanto semplice, ad esempio sugli screenshot che vengono realizzati dal display. Due prodotti molto completi, molto potenti, belli da vedere, con un prezzo importante, ma d'altra parte anche la tecnologia che contengono lo è. La prevendita inizia il 7 di agosto, oggi, per chi di voi vede il video in diretta, la vendita comincerà il prossimo 23 agosto. Per chi acquista questo prodotto in prevendita in Europa ci sarà uno sconto di 100 € al momento dell'ordine. Dunque, tre modelli: Note 10, Note 10 Plus, Note 10 Plus 5G, abbiamo detto 979 €, 1129 € per la versione Plus, 1229 € per Note 10 Plus 5G. Sono bellissimi da vedere e da impugnare, questo display con questa fotocamera anteriore da 10 megapixel che è veramente di ottima qualità. Abbiamo detto nella parte posteriore la stessa composizione del Note 10 con l'aggiunta della fotocamera Time of Flight, che dà la possibilità di fare un effetto profondità. Nel Note 10 normale, dove non c'è questa possibilità, l'effetto profondità nei video viene fatto con l'intelligenza artificiale, non con la lettura delle informazioni in tempo reale. Insomma, avremo modo di provarlo approfonditamente. Se siete interessati, ovviamente nei prossimi giorni avremo un sacco di ulteriori informazioni su Note 10, Note 10 Plus e Note 10 Plus 5G. Ciao da Mr. Gadget.